avrete capito dal titolo, probabilmente sono in una completa fase di fissazione per La La Land. La La Land. Insomma, il nuovo film barra musical che sta per uscire nelle sale, che però io ho già visto perché sono stata invitata a un'anteprima. Vi dirò 10 curiosità su questo film che non è ancora uscito, senza spoilerare niente. Due possibilità. Ora fai come dico io o fai come dico io. Claro? Grazie. Posso farla diversa? No, può bastare. Grazie infinite. Sei licenziato. È Natale, Bill. Sì, li ho visti gli addobbi. E felice anno nuovo. Ti ho sentito suonare, ti volevo... Non è strano che continuiamo a incontrarci? Forse vuol dire qualcosa. Non penso. Sì, in effetti è. Ti puoi scrivere i ruoli da sola, scrivere cose interessanti come te senza dover fare provini. Cosa pensi di fare? Apro un locale tutto mio. Sentiremo questo ogni volta? Credo di sì. Il film è stato scritto e diretto da Damien Chazelle. Classe 1985, è uno sceneggiatore, regista e anche musicista. La musica infatti è un elemento molto importante dei suoi film, fin dal suo esordio Guy and Madeline on a Park Bench del 2009 e in seguito col più celebre Whiplash del 2014. L'idea per La La Land gli venne quando studiava all'università di Harvard insieme al suo caro amico Justin Harris, che è anche compositore delle colonne sonore dei suoi film. Inizialmente nessuno studio si dimostrò interessato a produrre un musical sul jazz che non conteneva neanche una hit del momento. Quando poi la prima e unica proposta arrivò, questo produttore voleva cambiare tutto dai personaggi, voleva rendere il protagonista un appassionato di rock e non di jazz, e così il caro sceneggiatore disse no. Chazelle decise di non produrre La La Land fino a che non avesse trovato un produttore disposto a realizzare il film così come lui l'aveva pensato. Fortunatamente il suo progetto Whiplash raggiunse un ottimo successo, raccogliendo anche diverse nomination e awards, da convincere la Summit Entertainment a produrre La La Land così come lo vediamo nelle nostre sale. Il progetto è quindi partito ed è stato annunciato nel 5 giugno 2014, anche se inizialmente nel cast dovevano esserci Miles Teller ed Emma Watson. Gli attuali attori sono stati nominati solamente il 14 aprile 2015. E una cosa che fa molto ridere è che Emma Watson ha rifiutato La La Land per poter essere nella Bella e la Bestia, mentre Ryan Gosling, che doveva essere la bestia nella Bella e la Bestia, ha rifiutato questo progetto per poter fare La La Land. E Ryan Gosling si è impegnato tantissimo perché al posto di utilizzare la CGI o delle mani di qualcun altro per far finta di suonare il piano, si è messo lì e ha fatto 2 ore di piano per 6 giorni alla settimana e ha finalmente imparato a suonare il piano. Il suo amico e collega John Legend, che è anche presente nel film, si è detto un po' invidioso della sua bravura, della velocità con cui Gosling ha imparato a suonare. Questo è il terzo film che ospita la coppia Gosling-Stone. Il primo è Crazy Stupid Love del 2011, 2 anni dopo invece è uscito Gangster Squad e in tutti e 3 i film sono innamorati. Che carini! Potrei anche iniziare a shipparli. Tutte le riprese in esterno sono state girate tra le 18 e le 19, una scelta estremamente azzardata e sicuramente poco economica. Il tempo a disposizione, infatti, ogni giorno era davvero poco, però comunque il risultato è mozzafiato. Durante i Golden Globes 2017 La La Land si è portata a casa una carrellata di premi, diventando il film con il maggior numero di premi vinti, ben 7 Globi. Tra cui miglior film comedy musical, miglior regista, miglior attore, miglior attrice, miglior sceneggiatura, miglior colonna sonora e miglior canzone originale con City of Stars. Bene, spero che queste curiosità vi siano piaciute
fatemelo sapere con un commento qua sotto e ditemi se questo film vi piace, se lo amate quanto lo amo io. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, seguite www.scriwick.it e scaricate la nostra applicazione per non perdervi gli aggiornamenti. Bye bye!